Buongiorno Davide. Buongiorno, buono, discendente della più antica famiglia del mondo, la plebe. Buongiorno. Attenzione che parliamo. Antica e numerosa, Esatto, sì. Parliamo di un repubblicano fino alle pubenda, posso dirlo Davide? Assolutamente sì. Allora, Corriere della Sera, cominciamo a leggere insieme, come sempre a quest'ora, i quotidiani. L'apertura è politica, la prova di forza sul caso Siri, duello Lega-Conte, sin qui francamente proprio nulla di nuovo. Più tardi una notizia che certamente avremo modo di approfondire è la fotonotizia del Corriere, i dazi, quindi lo scontro Stati Uniti nuovo Cina, la Repubblica si concentra sui conti italiani, la Stampa, apertura diversa, ma attenzione, lo si trova un po' ovunque, in genere in prima, cito il Messaggero, il Corriere della Sera, Torino, il salone del libro, dalla Stampa, finisce nella trappola dell'editore di Casa Pound, lo abbiamo ricordato anche noi, giornale orario, Davide, notizie flash. Allora, c'è una reazione forte, molti boicottano. Io ricordo che a scuola ci insegnavano chi censura e boicotta, anche se magari con le migliori intenzioni, in genere si schiera con i peggiori dittatori. Com'è questa faccenda? Sì, questa è una di quelle pagine, di quelle faccende di cui presto ci dimenticheremo, però prendiamo la palla al balzo di questa storia di Torino. A Torino, Salone del Libro, c'è uno stand dell'editore Altaforte che vicino a Casa Pound, e quindi altri dicono ma noi non possiamo mica trovarci accanto a questi fascisti e quindi non andiamo a Torino, questo è il succo della polemica. Ora, la libertà di pubblicare i libri è una vittoria degli uomini liberi contro i fascismi, contro i comunismi, contro le teocrazie. Questa libertà va difesa a chiunque sia intestata. Certo, se uno legge le cose che dice questo Francesco Polacchi, che sarebbe l'editore di Altafonte, in un'intervista oggi alla Stampa, che dice un po' di dittatura non fa male, questo c'ha dei problemi cognitivi alla nascita, ma la sua libertà di pubblicare i libri e di farli leggere a chi li voglia leggere non è una sua conquista, è una mia conquista, e quindi non la metto in gioco solo per riuscire a non far leggere i libri, vanno letti anziché tirarseli dietro la schiena. Per cui quelli che si lamentano del fatto che ci sono i fascisti al Salone del Libro, insomma, facciano un po' di lavoro, facciano leggere l'opera di De Felice a quelli che vogliono cose un pochino più abbordabili, visto che c'è una sezione dedicata a Primo Levi. Se questo è un uomo, fatelo leggere. Quanti si ricordano in Italia, quanti hanno letto Deviazione di Lucio D'Eramo? Leggere, prego, oppure andate al cinema, tutti a casa, di Comencini, La marcia su Roma e di Norisi. La cultura abbatte i fascismi e i comunismi, si abbatte quando non è più cultura. Andiamo su Il Giornale, centropagina, altro che reddito di cittadinanza, la Riviera Adriatica non trova 500 camerieri, e ovviamente Serenella Bettin è un po' ironica, dice sorriso, sobrietà, voglia di fare, contatto con le persone, conoscenza lingua inglese e sacrificio, molto meglio stare su un divano a compilare la domanda per il reddito di cittadinanza che lavorare. E poi all'interno il nodo occupazione si occupa specificatamente di Jesolo, servono camerieri, nessuno vuole lavorare, ora assumeremo i robot, dicono ovviamente gli esercenti, per la stagione estiva non si trovano 500 addetti, Federalberghi commenta, colpa del reddito di cittadinanza. Secondo te è questa la ragione, Davide? No, non è colpa del reddito di cittadinanza, è che il reddito di cittadinanza tenta di rimediare a un problema che non è quello principale, cioè è in gran parte è responsabilità, da una parte, della poca elasticità dei contratti di lavoro. Ricordiamoci che il lavoro temporaneo, stagionale, è regolato in maniera molto farraginosa e costa molto dal punto di vista previdenziale e fiscale, costa quindi all'imprenditore che paga, al lavoratore che riscuote. E dall'altra parte c'è una scarsissima propensione a far questi lavori, o come si dice tra virgolette lavoretti, perché in fondo diciamo così, all'opposto della retorica sempre utilizzata, si è abbastanza ricchi da potersi permettere di non dover guadagnare qualche centinaia di euro durante il periodo di tempo libero dalla scuola o dall'università. Il reddito di cittadinanza naturalmente non risolve nessuno di questi problemi, però certo, invoglia a fare la domanda anziché a portare il vassoio.
Davide, questo tema di cui parliamo tra poco c'è in realtà un po' su tutti i quotidiani, l'ho trovato abbastanza approfondito anche sul Sole. Il decreto legge che non sblocca i cantieri, ci sono critiche di imprese e sindacati, ci sono state le audizioni, la Corte dei Conti dice, parla di seri rischi per la trasparenza, l'ANCE parla di misure insufficienti, servono paletti per il danno erariale e i tecnici del Senato dicono che non c'è la copertura per le spese dei commissari. Allora, sblocca o non sblocca i cantieri questo decreto? No, non li sblocca, non li sblocca, i difetti sono quelli che avevamo visto all'inizio durante la discussione, ma non perché siamo bravi, ma perché sono ovvi. Cioè, da una parte si imputa al decreto sblocca cantieri di aprire troppo, per esempio se si dice puoi dare il subappalto fino al 50%, si possono fare gli affidamenti diretti, quindi si può creare un ambiente di combin, di blocco tra le imprese, e questa è una fronte della critica che dice avete anche fatto fuori il ruolo dell'ANAC. Dall'altra parte sblocca che poi alla fine manca l'elenco dei cantieri che dovrebbero essere sbloccati, per i commissari per appunto non ci sono i quattrini per fare, non sono stati stanziati, non sono stati appostati per farli funzionare. Quali sono esattamente i poteri del commissario, quanto ne risponde per danno erariale se le cose vanno male? Mistero, 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 quindi alla fine non sblocchi nulla, ma l'errore sta nel manico, cioè se si pensa di sbloccare qualcosa andando in deroga delle leggi, in Italia si fanno sempre leggi che sono estremamente severe, con pene altissime, si prende l'applauso perché si è moralizzato e mandare in galera tutti quelli che rubano. Poi per far funzionare, per comprare uno spazzolino da denti bisogna andare in deroga a tutte le repliche, se no non lo compri, lo spazzolino da denti ti lavi col dito indice. Questo è il problema italiano, che non è risolto lo sblocco cantieri, che di fatti non sblocca nulla. Chiedete ai sindaci che cosa possa significare, esatto, in Italia amministrare senza beccarsi un avviso di garanzia. Ieri, Davide, la stampa apriva con un'interessantissima intervista al cancelliere austriaco Kurz, molto teoricamente amico del nostro governo. In realtà durissimo con l'Italia, oggi Salvini risponde. Sì, è una cosa molto interessante. Kurz, cancelliere austriaco, difende la sovranità. Dice la sovranità è europea, è messa in rischio da due cose. Da una parte dal bilanci indisciplinati, troppo deficit, troppo debito. Se gli italiani stanno pensando che parla di noi, parla di noi. E dall'altra dalla questione degli emigranti, perché le frontiere esterne sono frontiere dell'Unione, ma dentro chi entra illegittimamente non può muoversi. Salvini aveva detto che 260.000, adesso non ricordo il numero esatto, più o meno sono quelli, erano transitati dal 2015 in poi dall'Italia verso altri paesi europei. Una intervista molto dura. Quindi non è un alleato sovranista certamente dei sovranisti italiani, perché sta all'opposto, verso il rigore delle frontiere e dei bilanci. Oggi Salvini gli risponde dicendo a Kurz, ricordiamo che nel 2009 l'Italia ha dato un contributo all'Unione Europea di 50 miliardi, dal 2009, come dire, noi stiamo dando soldi che vuoi da noi. Stia attento Salvini, perché Kurz potrebbe rispondergli che in solo due anni abbiamo ripreso tutti i soldi che abbiamo dato in 10, pagando meno interessi sul debito pubblico. Cercare di contrastare la tesi di Kurz dicendo noi paghiamo, siamo contribuenti netti dell'Unione Europea, è un boomerang suicida. Suggerirei di non utilizzarlo. Oggi una nuova Gazzetta dello Sport in edicola, restyling grafico, ma soprattutto nell'ordine dei contenuti, ne parleremo fra un'ora esatta con il direttore Monti. Oggi la Gazzetta titola Conte, torno e vinco, un'intervista all'allenatore dei desideri di non sappiamo più quante squadre, ne mettiamo subito due in lista, Inter e Roma. Occhio a proposito, Allegri, pare ci sia il Paris Saint-Germain sotto sotto l'allenatore campione d'Italia. E andiamo al quotidiano del sud, vi dicevo prima una bellissima inchiesta, bellissima nel senso cucinata molto bene, fatta da Simone Di Meo. Napoli, deserto di Stato, il titolo di apertura, da Secondigliano Scampia, asili nido, scuole a tempo pieno, librerie, cinema, teatri zero assoluto. L'inchiesta parte da questo titolo: Camorra emigrata al nord, Napoli in mano ai gangster, da Secondigliano Scampia lo Stato dimentica la città, niente cinema, teatri e luoghi di ritrovo. Di spalla della serie Diritti calpestati, l'inchiesta continua con un pezzo di Marincola dal titolo Asili nido negati in campagna, c'è posto per 6 bimbi su 100. Allora, ieri ci siamo tornati sopra per un fatto di cronaca, ma in realtà l'allarme Napoli, a dispetto anche di come il sindaco l'ha gestita in questi anni, aprendo sicuramente almeno nel centro storico a delle novità che i napoletani hanno apprezzato, comunque sta di fatto, insomma, che l'emergenza c'è tutta. Sembra una fotografia di 20 anni fa, Davide.
Sì, un grande meridionale e un grande meridionalista proprio napoletano, professor Francesco Compagni, detto Chinchino, diceva, si scagliava contro il meridionalismo querulo e piagnone, e io da meridionale condivido totalmente questa sua avversione del meridionale che chiede d'aiuto, per favore fate qualche cosa, veniteci in soccorso, non serve niente di tutto questo. E però il tema è, lo Stato è uguale a Caltanissetta come a Bergamo, sempre lo Stato italiano, nei suoi servizi fondamentali, che sono per esempio la scuola, l'istruzione e la giustizia, due cose che hanno molto a che vedere con quello che è successo a Napoli, che succede sempre, che succede quotidianamente, quindi la civiltà, l'educazione e la repressione del crimine. In questi due servizi fondamentali, al netto di qualche eccellenza, fallisce, fa bancarotta al sud. Questo è il problema non è il sud, è lo Stato italiano che fa bancarotta laddove è più difficile, laddove sarebbe più utile essere presenti, che non è il meridionalismo quello e piagnone, semmai il meridionalismo un po' arrabbiato per quello che succede. Grazie a Davide Giacalone che è stato con noi anche in questa mattinata. Torniamo da te domani sempre intorno a quest'ora. Buona giornata e buon lavoro. A domani, buona radio a tutti. Raffaele Morelli, con cui oggi mi piacerebbe parlare tra le altre cose anche di pazienza, che è una qualità necessaria per poter vivere, diciamo, qui ed ora, godendo appieno del momento presente, vivendolo, sentendolo e prendendone anche consapevolezza. Allora, sarebbe interessante chiedere a Raffaele Morelli come si impara e se si impara l'arte della pazienza. Buongiorno Raffaele, a te. Buongiorno a voi. Guarda, quando una persona arriva in studio di psicoterapia, no? E arriva qualche minuto prima e aspetta nella sala d'attesa, in genere migliora, perché ha imparato ad aspettare. E uno degli insegnamenti più importanti che noi possiamo dare è che quando noi abbiamo fretta, per esempio, di mandar via un disturbo, un disagio, l'ansia, le paure, le complichiamo, le rinforziamo. Quando invece noi le accogliamo con pazienza, allora attiviamo quelle aree del cervello dove si mettono in atto i meccanismi, i mediatori chimici, le sostanze che entrano in campo. Perché non bisogna mai dimenticare che mentre quando noi stiamo male, quando abbiamo un disagio, una crisi di relazione, la depressione, l'insonnia, c'è sempre nel cervello, ci sono dei circuiti cerebrali che stanno lavorando per creare la soluzione, per creare la guarigione. Quindi la pazienza a cosa serve? A sapere che un seme prima o poi diventa un fiore e prima o poi diventa un frutto. Quindi la pazienza di aspettare. Rilke diceva che bisogna imparare ad aspettare, perché aspettando con pazienza prima o poi non soltanto i disagi se ne vanno, ma si aprono spazi, capacità che spesso non pensiamo di avere. Quindi l'arte della pazienza è l'arte terapeutica più importante, ma anche l'arte con noi stessi più importante per realizzare la nostra evoluzione. Ciò che non accade oggi può accadere domani, ma se hai fretta che accada oggi non accade. Bellissima quell'immagine del paziente di Raffaele Morelli che migliora in quel piccolo momento d'attesa nello studio. Raffaele, ne stavamo chiacchierando tra di noi, abbiamo, come dire, uno spunto legato all'attualità musicale, perché alle 8:30 di questa mattina suoneremo il nuovo singolo di un grande artista italiano che è Roberto Vecchioni, che tu conosci benissimo e sono certo apprezzerai, conosci anche personalmente. Indimenticabili quegli anni. Ora, al di là di quello che ascolteremo, al di là dell'arte di Roberto Vecchioni, un uomo che insomma si è tolto anche la soddisfazione poi di andare a trionfare a Sanremo, quindi nel paradiso del pop, della musica meno impegnata, quello che mi è venuto di chiederti mentre si chiacchierava tra di noi di grandi artisti, di musica e quant'altro, per esempio, se lo chiediamo proprio a Raffaele Morelli, da lì estendiamo il discorso, che cosa è significato per te avere dei punti di riferimento nel mondo della musica, qualcuno capace di ispirare, e quanto è importante lasciarsi ispirare in generale dall'arte, ma in particolare dalla musica, per vivere meglio? Guarda, voglio esagerare. Ma guarda, è importante anche perché il cervello è popolato di suoni, sembra incredibile, ma dentro di noi si rievocano i suoni dell'infanzia, i suoni delle parole dei genitori, le voci,
e la musica, non c'è tradizione della terra, non c'è, che non abbia cantato, danzato, suonato per poter avvicinarsi al mistero, alla vita, al sacro, al divino, no? E quindi la musica è un riferimento per ricordarti i suoni più appropriati per te. Ci sono delle canzoni, per esempio, a cui noi siamo legati, ciascuno di noi ha delle canzoni a cui è legato, no? Che sono in qualche modo dei riferimenti, come se il cervello del pollicino, no? Tracciasse i sassolini che ti portano verso la tua strada. Ecco, la musica ha questa funzione, soprattutto di ritrovare la tua strada, di ricordarti i tuoi suoni, i tuoi percorsi. E noi, e ognuno di noi ha la musica appropriata per lui, i suoni più appropriati per lui, che poi cambiano nel tempo, perché nel tempo noi cambiamo, come ha detto prima Pierluigi sulla pazienza, no? Noi la pazienza che abbiamo a 10 anni non è quella dei 20, i bambini vogliono tutto subito, non è quella dei 40, non è quella dei 60, perché la pazienza ci insegna ad aspettare via via sempre di più ciò che c'è dentro di noi. Questa è la pazienza. Vedi, una cosa di cui non si parla abbastanza, che la nostra personalità non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di divenire. Noi diventiamo giorno dopo giorno sempre di più qualche cosa di affine a noi. Ecco, in questo il suono è importantissimo, perché ci sono suoni sgradevoli, musiche, ognuno di noi ha delle musiche che non ascolta e ha delle musiche per cui, come partono dei cantanti, sente subito un'affinità, un richiamo, ed è la voce della maturazione. Le canzoni ci fanno maturare, i suoni ci fanno maturare. E quindi cambiamo anche suoni e musica durante la nostra vita, appunto, perché cambiamo noi. Solo una battuta, anche perché è uscito il numero di maggio di Rizza, per cui si parla di stress, si parla di ansia, come eliminarli senza farmaci, senza psicofarmaci. Quindi questa è un po' l'indicazione. Poi c'è molto altro nel nuovo numero, Raffaele. No, il numero di Rizza è dedicato al fatto che il cervello ha proprio delle risorse che spesso vengono cancellate, coperte o eliminate dall'uso insistente di farmaci. Cioè, i psicofarmaci servono nei casi in cui servono. La diffusione di psicofarmaci così ampia porta tutti quanti a vivere di soltanto chimiche, ma stiamo creando una cultura della droga, perché noi abbiamo 12 milioni di italiani che usano psicofarmaci. Se in casi gravi servono, questo è certo, è chiaro che una diffusione così massiccia, dove al primo disagio noi corriamo al farmaco, è pericoloso. Ma noi qui parliamo di come si esce dagli psicofarmaci e di come evitare di prenderli quando non sono necessari. È sempre un piacere parlare con te, caro Raffaele. L'appuntamento con Raffaele Morelli alla prossima settimana. Buona giornata a te e a tutti i tuoi collaboratori. Come stai, Don Antonio? Buongiorno. Ciao, sto bene. Anch'io parlo di saggezza. Bravo. Senti che bello. È saggio colui che sa dire dei no al momento giusto. Dico bene? Sì. A te è capitato spesso, Don Antonio Mazzi, di dire dei no al momento giusto? Io purtroppo no, devo fare il possibile che i miei capiscano che devono dire dei no al momento giusto. Giusto. Ok, è chiaro. E molte volte purtroppo non ce la faccio. E sai Don Antonio, poi quanto sia difficile per mamma e papà imparare a dire di no ai propri pupi. Ma se anche loro hanno saputo dire di no al tempo giusto, saranno capaci di dire anche ai loro figli, aiutarli a dire dei no. Non c'è dubbio. Soprattutto su certe cose. Ciao Don Antonio! E noi ne parliamo questa mattina con una prima firma del giornalismo del costume italiano, ci fa notevolmente piacere, è stato direttore di settimanali, direttore di telegiornali, giornalista, scrittore, grande esperto di vicende di Casa Reale, ma soprattutto cura la rubrica più chic che c'è nel panorama dei quotidiani. Io la leggo tutti i giorni con attenzione, oggi si occupa di Rosario, poi ne parleremo. Si chiama Alta Società, che è appunto è ospitata dal Foglio, e lui è Carlo Rossella. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Che bello parlare con lei del Royal Baby, dell'ultimo arrivato di questa eterna casa regnante. Ce ne siamo occupati anche con i nostri ascoltatori all'alba, tra le 6 e le 7, interrogandoci su cosa? Sul perché sia appunto eterno il fascino delle teste coronate. Cambia tutto, ma questo non cambia, direttore. Ma vede, tanti anni fa si diceva nel 2000 ci saranno
ci sarà ancora soltanto il re d'Inghilterra, la regina o il re d'Inghilterra, tutti gli altri non ci saranno più. Invece ci sono ancora tante monarchie, quindi c'è ancora forte, fortissima come non mai la monarchia inglese, lo vediamo in questi giorni. Io sto guardando stamattina tutti i telegiornali dei vari paesi, soprattutto i telegiornali dei paesi anglosassoni. La prima notizia è questa del Royal Baby Boy, che è nato dal duca e dalla duchessa di Windsor, della duchessa del Sussex, e questo Baby Boy, di cui ancora non si conosce il nome, il principe Harry ha detto che daranno il nome fra due giorni, e ci devono pensare. I bookmakers dicono che il nome sarà Alexander, però insomma bisogna vedere chi vincerà questa scommessa e quale nome daranno. Secondo me Harry è un principe molto sorprendente, per cui sembra un po' banale questo nome di Alexander, però spesso i Windsor danno dei nomi banali ai loro eredi. Senti, direttore, tu sei stato il primo, quando hai diretto il TG1, ad aprire una pagina di costume all'interno del primo telegiornale della RAI con un giovanissimo Enrico Papi. Oggi molti rimangono stupiti del perché fa tanto notizia e crea interesse, diciamo, quello che accade nella famiglia reale inglese. Voglio ricordare che quando vengono messi in prima pagina sui settimanali, vendono e come. Ricordo che tu, quando dirigevi Panorama, osavi dire, o comunque, che un buon giornalista di costume deve passare dall'alto e basso con molta facilità. Che cosa vogliamo dire a tutti quelli diffidenti che dicono che questo argomento in realtà è puro gossip e non è giornalismo? Invece è giornalismo, lo vediamo stamattina, guardando i telegiornali stranieri, i principali telegiornali stranieri aprono con questa storia del Royal Baby, perché è una storia che interessa la gente, questa è tutta la gente. Le monarchie poi hanno un fascino incredibile sulle persone, tutti vorrebbero essere re, regine, o figli di re o figli di regine, però non tutti lo sono. Però è un'aspirazione che sta nel sogno delle persone. Chi non ha mai sognato di essere incoronato re di qualcosa? Sono anche divertenti questi sogni, no? E quindi questi invece, costoro, hanno realizzato il loro sogno. Un personaggio come Meghan Markle, di cui non è che avesse una fama particolarmente incontaminata, diciamo, perché ha avuto molti fidanzati, eccetera. Quindi, però un personaggio come Meghan Markle oggi è diventata uno dei personaggi della scena mondiale, non solo dei personaggi del gossip, ma anche uno dei personaggi, di grande visibilità, certo, certamente. Beh, noi dobbiamo ringraziare per questa chiacchierata su Royal Baby e la famiglia reale Carlo Rossella, giornalista e scrittore. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, grazie, buon lavoro anche a voi. Da oggi, lo dicevamo in rassegna stampa un'ora fa, in edicola una Gazzetta dello Sport nuova dal punto di vista grafico, ma soprattutto nei contenuti, nell'ordine dei contenuti stessi, tante novità. E con noi il direttore del quotidiano più letto d'Italia, perché lo ricordiamo, sì, non c'è quotidiano più letto ogni giorno in Italia della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti. Direttore, buongiorno e grazie di questi minuti. Buongiorno a tutti, ciao amici, ciao Pierluigi, sei in collegamento. Sì, buongiorno direttore, che bello sentirti. Innanzitutto, questa mattina tu nel tuo editoriale Taglio Alto dici giustamente che buoni giornali si fa più presto a leggerli che a spiegarli, però io vorrei dire che ci sono due notizie oggi nella nuova fogliazione della Gazzetta dello Sport. Innanzitutto Walter Veltroni, che fa quello che sa fare meglio nella vita, ovvero il narratore, oggi intervista in esclusiva Antonio Conte sulla Gazzetta dello Sport. E poi, sempre meglio, sono cucinate le ultime pagine, quelle dall'Italia e dal mondo, perché la Gazzetta dello Sport non è solo sport, ma è anche attualità con altri mondi. Io segnalo questi due, poi continua tu. Quanti complimenti, sì, ti ringrazio veramente. Walter ha fatto con Conte un gran lavoro, Conte è l'uomo del giorno, si conoscono molto bene, sono, diciamo, giuventini tutti e due, e quindi il pezzo è venuto davvero più fiato più di un racconto che di un pezzo di attualità, anche se Conte ci fa capire dove andrà, e la cosa ha un suo valore di notizia. We'll be right back.
Direttore, a me è molto incuriosito. Un attimo, scusate, dove va? Perché adesso c'è, ci sono milioni di tifosi. Adesso, allora, direttore, io capisco che dobbiamo comprare. Naturalmente no. Dice soprattutto, dice dove non andrà, cioè la Roma. Fa capire che la direzione di Parigi, cioè quella del PSG, non è particolarmente gradita. Dice apertamente che vuole tornare ad allenare, quindi si presume vuole tornare ad allenare in Italia. Saltata la Roma e la Juventus avviata, sembra, alla riconferma di Allegri, insomma resta l'Inter, resta quindi sta ai nerazzurri fare la mossa giusta per portarsi a casa questo campione della panchina. Perfetto, le dicevo, sono assolutamente incuriosita dalle istruzioni per l'uso che lei suggerisce in prima pagina per poi rimandare i suoi lettori a pagina 29. Poche e brevi, c'è un modo per usarla la Gazzetta? Perché a me sembra che ci sia una storia dell'uso della Gazzetta, no? Ognuno la apre alla pagina che gli interessa di più, della propria squadra, chi salta tutto il calcio perché vuole vedere gli altri sport, insomma c'è un modo. E lei ha identificato delle nuove istruzioni per l'uso? Il bello della Gazzetta è proprio questo, che è un giornale popolare. La parola popolare ci ha spaventato, no? A lungo, per carità, i giornali popolari, quindi in realtà il contrario di popolare è impopolare, nessuno di noi vuole fare giornali impopolari, quindi la Gazzetta è un giornale popolare, dentro uno ci trova e ci va a vedere quello che vuole, anche perché lo sport è un po' è passione, è emozione, è tempo che dedichiamo noi stessi, nessuno ci obbliga a comprare e a leggere la Gazzetta, quindi uno nello sport trova la propria soddisfazione, la propria passione, e quindi va a cercarsi quello che meglio le aggrada, soprattutto in un momento, e qua c'è la spiegazione perché la Gazzetta è cambiata, in cui è stato stravolto il nostro modo di usare anche l'informazione sportiva. Ormai lo sport ci raggiunge in mobilità in ogni secondo attraverso lo smartphone, quindi la domanda è: quando il mio lettore faticosamente, perché ormai le edicole sono sempre di meno, raggiunge un'edicola la mattina e si prepara a tirare fuori 1,50 euro, che obiettivamente di questi tempi non dico che sia un investimento, ma insomma è qualcosa di significativo, che cosa sa del suo mondo, di quello che vuol sapere? E insomma sa quasi tutto, quindi devo averlo informato io sullo smartphone, quindi gazzetta.it, che è questo ormai è diventato un sito monster perché c'ha 2 milioni di utenti unici al giorno, deve essere il veicolo in cui io do l'attualità, il flusso continuo della notizia e l'aggiornamento. E quando uno arriva in edicola deve trovare un popolare di qualità, un giornale che abbia una narrazione, che gli racconti delle storie, che abbia delle esclusive, degli approfondimenti, delle opinioni e molte cose che lo sorprendano. Ecco, il tentativo della nuova Gazzetta è questo qua. Il gusto della lettura. Direttore, ci salutiamo. Esatto. Le dico solo che io sono iscritto a un gruppo Facebook da vecchio appassionato di qualsiasi sport esistente sulla faccia della terra, quelli che leggono la Gazzetta al contrario. Al contrario. Dalla fine, vero? Sì, li grazie, vedo. Direttore. Anch'io, grazie a tutti voi. A presto, voi. Buon lavoro. Grazie. Grazie, ciao. Ve lo abbiamo annunciato più volte nel corso di questa ultima settimana insieme, già la scorsa, perché ci tenevamo particolarmente ad intervistarlo. 2019, 50 anni dallo storico 1969, anno dello sbarco sulla Luna. Abbiamo il piacere questa mattina di avere con noi il telecronista dell'allunaggio, il grandissimo Tito Stagno. Stagno, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Si figuri, è un piacere. Per noi è un onore, eh? Sì. Parliamo, per chi fa questo lavoro, veramente di un mito. 1969, la Luna, non solo la Luna, se lei dovesse parlare ai ragazzi, anzi in questo momento lo sta facendo anche ai ragazzi, che cosa direbbe del 1969? Ah, il 69 intanto è stato un anno di grandi avvenimenti che la Luna ha oscurato. È stato l'anno del divorzio, è stato l'anno degli scioperi selvaggi, è stato l'anno di Jan Palach a Praga, è stato ancora l'anno della strage di Piazza Fontana. La Luna ha oscurato tutto, la Luna è stata l'evento storico del nostro tempo che ha colpito di più l'immaginazione della gente. Per quanto mi riguarda, sì, certo, c'era l'emozione di essere stato il telecronista di una trasmissione durata quasi 30 ore, ma dirò che non ha avuto una particolare emozione, cioè
l'ho presa come, come prendevo tutte le altre telecronache, cioè con impegno, con diligenza, cercando di prepararmi bene, di sapere tutto sulle macchine, in questo caso il razzo Saturno 5 e l'astronave, la navicella lunare, e su, sugli uomini e sulle macchine, sapere tutto per essere pronto a qualsiasi evenienza e sapere e conoscere soprattutto il linguaggio cifrato degli astronauti, i quali quando parlano con Houston dallo spazio usano delle sigle tipo TLI, che vuol dire siamo, ci siamo inseriti nella traiettoria traslunare, oppure dunque LOI, che vuol dire LOI OK, che vuol dire OK, siamo in orbita lunare, Lunar Orbit Insertion, ok, eccetera, eccetera, eccetera. Che meraviglia tornare veramente a quei tempi, a quel linguaggio appunto anche che ci hai appena ricordato, ci ha appena ricordato Tito Stagno. Qui tornando sempre là, Stagno, dobbiamo ricordiamoci che dobbiamo la Luna alla politica, alla guerra fredda. Cuba è, la, è l'incubo di una guerra nucleare, poi per fortuna poi le cose, i contrasti tra est e ovest si sono risolti pacificamente, per fortuna. Ma senza la guerra fredda non ci sarebbe stata, quando è finita la guerra fredda, ha lasciato il posto a questa rivalità tra America e Russia in una gara di prestigio, la corsa alla Luna, la corsa per raggiungere la Luna, una gara che gli Stati Uniti poi, i russi erano partiti con grande vantaggio, avevano inaugurato l'era dell'astronautica con il volo di Gagarin nel 61 e poi l'operaia nel 63 che la prima cosmonauta e poi dopo ancora Alexei Leonov che fa la prima passeggiata spaziale. Gli Stati Uniti poi hanno fatto il possibile dopo le prime difficoltà per superare lo svantaggio e per attuare la promessa che Kennedy aveva fatto in Campidoglio: manderemo degli astronauti degli americani sulla Luna e entro il decennio e li faremo tornare sulla Terra sani e salvi. E poi ancora aggiunse we choose, se ricordo bene, you choose to go on the moon not because it is easy but because it is hard. Noi abbiamo scelto di andare sulla Luna non perché è facile ma perché è difficile. Ecco, questo è lo spirito, la voglia di conquista, la determinazione, il coraggio, è lo spirito della nuova frontiera kennediana. Vengono i brividi ad ascoltarti, a sentire raccontare proprio da te quegli anni. Senti Stagno, anzi senta Stagno, lei che non è un nostalgico, ha qualcosa che rimpiange di quell'epoca? Ma di quell'epoca, quella voglia di conquista, la voglia, quando ho parlato di nuova frontiera, la nuova frontiera è un po', qualche riflesso l'ha avuto anche da noi, insomma, la Luna, la notte della Luna, io ho visto con quale ho visto in studio intanto gli invitati nello studio 3 di Via Teulada, dove era quell'edizione speciale del telegiornale, ma ho tastato il polso, poi avevo tastato il polso alla gente prima a Roma e sapevo qual era la stesa per la Luna, ma veniva considerato questo un traguardo di tutti, c'era in tutti la voglia di conquista. Oggi direi che invece purtroppo c'è molta superficialità e molta volgarità, ecco, basta. Stagno, una domanda: perché secondo lei siamo nel terzo millennio e sono ancora tanti quelli che mettono in dubbio che l'uomo sia andato sulla Luna? Non si mette in dubbio, non si può mettere in dubbio il fatto che sulla Luna ci siano andati, perché ripeto, era una gara di prestigio tra due paesi, tra i due giganti usciti vittoriosi dalla seconda guerra mondiale, ma anche tra due regimi, un regime comunista totalitario e un regime democratico, insomma. E i russi avevano tutte le prove in mano della presenza degli astronauti nel mare della tranquillità, della loro passeggiata, perché sulle teste di Armstrong e Aldrin in quell'ora e mezzo di escursione lunare girava, e noi in telecronaca, io in telecronaca diretta lo dissi, sulle loro teste volava l'UNIC-15, una sonda sovietica che fotografava tutto. Ecco, si possono avere dei dubbi
sulle immagini, cioè che qualche immagine sia frutto dei cinematografari di Hollywood, insomma, perché in effetti sono immagini molto, molto belle, soprattutto poi nelle missioni successive. Cioè, può darsi che gli Stati Uniti si siano cautelati nel caso che gli americani, gli astronauti, pur avendo messo il piede sulla Luna, non riuscissero a trasmettere delle immagini, a fotografare, anche perché sulla Luna ci sono condizioni terribili, 100 gradi di calore e meno 150 quando non c'è il sole. Ecco, Stagno, cos'è per lei la Luna? Scienza, politica, poesia o altro? E tutte le cose messe insieme. Per quanto sappiamo che è politica, perché la corsa alla Luna è diventato un fatto politico, e scienza, perché arrivare sulla Luna ha richiesto alla scienza e alla tecnologia. Cioè, il Saturno 5 e i motori del Saturno 5 sono quanto l'ingegneria può produrre ai più alti livelli. Basti pensare che ognuno dei 5 motori nel primo stadio del raggio Saturno bruciava 3 tonnellate di carburante al secondo. Quindi la Luna, ripeto, è tutte queste cose qui. Per quanto mi riguarda, la Luna mi ha fatto ombra in un certo senso, perché tutti mi ricordano molta gente mi ricorda per questa benedetta telecronaca e per la corsa alla Luna, ma in realtà io ho fatto tante altre cose. Sono stato il telecronista di 2 papi, uno dei quali, Giovanni Vigilio III, ha dato il nome a una delle mie figlie, e sono stato con 2 presidenti della Repubblica, Segni e Saragat. Ho fatto tutte le visite dei capi di Stato a Roma, ho seguito Kennedy quando è venuto a Roma e poi a Napoli, ho i gravi fatti d'America, l'omicidio di Martin Luther King, di Bob Kennedy, li ho seguiti anche in diretta via satellite. Eppure la gente si ricorda la Luna, così come del 69 non ricorda tanto, non sa collocare bene il divorzio e gli scioperi selvaggi e tante altre cose accadute quell'anno, perché c'è la Luna, il fatto grosso, il fatto più importante, quello che più li ha colpiti, insomma. Vengono i brividi. Prima di lasciarla andare, lei ha citato tantissimo Kennedy, non è un caso, la nuova frontiera. Io ho una curiosità, tantissimi hanno raccontato che mai si è visto un delirio popolare per un uomo politico come a Napoli, come lei ha appena ricordato, per John Fitzgerald Kennedy. Lei c'era, ce lo può confermare? Dei maratoneti dell'applauso, cioè queste centinaia di persone che seguivano la macchina scoperta di Kennedy applaudendolo. E la telecronaca, che doveva durare nelle previsioni un quarto d'ora, massimo 20 minuti, telecronaca cioè della partenza di Kennedy da Napoli, il percorso dall'ambasciata all'aeroporto di Capo di Chino, in realtà poi fu una telecronaca. Io non sapevo più che dire, perché durò quasi 2 ore. La macchina di Kennedy fu bloccata da migliaia di persone, e mi ricordo Kennedy in piedi salì sul cofano della macchina e guardava queste migliaia di persone, direi che ne guardava una alla volta negli occhi, cioè ebbi proprio la figura, la sensazione di avere davanti un grande tribuno, un grandissimo tribuno. Non possiamo che ringraziare emozionati tutti questo personaggio che è stato con noi stamattina, che ci ha raccontato un pezzo di storia, che ha vissuto in prima persona. Grazie di cuore a Tito Stagno, telecronista dell'allunaggio e, come avete sentito, di molti altri grandi eventi mondiali. Grazie a voi. A cura della redazione giornalistica di RTL 102.5, direttore responsabile Luigi Tornari.